Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura andiamo a Montesilvano, dove all'alba c'è stato un incendio nella chiesa dei Santissimi Innocenti Martiri. Probabile l'azione dolosa, questo ipotizzano le forze dell'ordine. La chiesa andò a fuoco già nel 2013, questo appunto ha fatto subito propendere per l'ipotesi dolosa. Sopralluogo anche del sindaco Maragno, che ha commentato: non ci faremo intimidire. Vediamo il servizio realizzato da Paolo Renzetti. A fuoco la chiesa Santissimi Innocenti Martiri di Montesilvano, siamo in via Marmolada con il sindaco Francesco Maragno. Sindaco, potrebbe essere anche un incendio doloso, mi diceva prima a microfoni spenti che 5 anni fa c'era stato un problema analogo, un altro incendio. Esattamente, la situazione è proprio questa, ho già sentito i carabinieri e a breve mi rappresenteranno un pochettino com'è la situazione. Il rischio reale è che probabilmente si tratti di un incendio doloso, e se questo lo consideriamo diciamo così, abbinato a un incendio che c'è stato già nel 2013, la situazione diventa estremamente grave e sta a rappresentare che c'è qualcuno che ovviamente non ha a cuore le sorti di questa chiesa, di questa parrocchia. Però noi come istituzioni non possiamo assolutamente farci intimidire. Più tardi chiamerò anche il vescovo per parlare con lui e verificare tutti gli atti necessari per ripristinare quanto prima la funzionalità di questa chiesa, ma soprattutto cercheremo di collaborare al massimo per cercare di individuare quelli che sono stati i responsabili di questo scempio gravissimo. Un episodio inquietante. Ma gravissimo e folle nella sua ideazione e nella sua realizzazione, perché davvero non so a che cosa si possa mirare con questi attacchi vili, stupidi, sciocchi, davvero senza senso. Le chiese, al di là dal fatto che qualcuno ci creda oppure no, continuano comunque ad essere dei punti di riferimento per la comunità, anche per quelli che spesso e volentieri sono ai margini della società, e anche dare respiro a tutte quelle persone che oggi magari non hanno neanche un piatto caldo su cui soddisfare la propria fame. Quindi sono davvero scioccato per tanta cattiveria e tanta stupidità. E tra l'altro c'è anche una dichiarazione all'ANSA resa dal parroco della chiesa, che dice: da anni subiamo continue minacce da parte di alcuni residenti della zona che non vogliono la chiesa e che dicono che la parrocchia se ne deve andare da qui. Così Don Rinaldo Lavezzo, che è appunto il parroco della chiesa dei Santissimi Innocenti Martiri a Montesilvano. Una situazione che, prosegue il parroco, è nota da tempo ed è stata già segnalata alle forze dell'ordine. Vedremo che cosa ne scaturirà dalle indagini. Andiamo avanti e adesso parliamo di politica. Andiamo a Francavilla, dove il sindaco Antonio Luciani si è dimesso per dare la sua disponibilità alla candidatura come presidente della giunta regionale per il centrosinistra, oppure nel caso in cui il PD opti per un'altra candidatura, cioè quella più probabile del vicepresidente del CSM Legnini, candidarsi con una lista civica a capo di un progetto del tutto nuovo. Allora andiamo a sentire la sua intervista. Sindaco Luciani da qualche ora è dimissionario come primo cittadino di Francavilla, aspetta l'evolversi della situazione, però conferma la sua disponibilità a scendere in campo per le regionali nel centro-sinistra. Beh sì, dimissionario, ma come vedete sono in comune, non lascerò neanche questo ruolo neanche per un minuto. Ho detto già quello che dovevo dire: sono disponibile a essere candidato alla presidenza della giunta regionale per il centrosinistra, sto aspettando che si chiariscano alcuni nodi. Io penso che occorrerà ancora questo mese per chiarire questi nodi. Certo, il tempo corre tanto, perché fino al 3 ottobre potrò attendere. Dopo il 3 ottobre dovrò decidere se restare qui a Francavilla oppure se lanciarmi in questa nuova avventura, cosa che farò. Ma ha già parlato con i vertici della coalizione di centrosinistra?
Esistono dei vertici, intanto questa è la domanda. Con il segretario, attualmente il segretario facente funzioni, il vice segretario Renzo Di Sabatino, ho parlato a lungo per quanto riguarda il Partito Democratico, ho parlato, ma soprattutto continuo a parlare con la rete che è sul territorio, ci sono tanti amici che mi sollecitano ad andare avanti, stiamo costruendo un bel progetto tutti insieme, un progetto che parla di rinnovamento della politica, di una politica che deve essere attenta all'ascolto dei cittadini. Ecco, la parola ascolto è proprio la parola chiave. Ma qualora il centro-sinistra, il PD, dovessero candidare un'altra personalità politica, lei cosa farebbe? Potrebbe anche decidere di candidarsi lo stesso con una lista civica? Potrei decidere anche questo, perché non è sufficiente un nome a stabilire se un progetto è valido o no. Un nome è sufficiente a dare la garanzia di una cosa, diciamo, del proprio curriculum, della propria la fama ci precede in alcuni casi, quindi le persone sono importanti. Aldo Moro, un grande statista, poneva le persone al centro della nostra Costituzione, lui è stato uno dei padri costituenti, però non sono sufficienti le persone. Bisogna vedere con che progetto si presenta un nome alternativo, se il progetto è un progetto interessante. Io continuo a fare il sindaco molto volentieri. Nel centro storico di Teramo, a ridosso di Piazza Martiri, protestano i residenti di Via Delfico che da due giorni sono sommersi da cumuli maleodoranti di spazzatura. La cosa che non passa inosservata è che nel condominio in questione c'è proprio la sede della Teramo Ambiente, la società che effettua la raccolta dei rifiuti per il comune di Teramo. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Rifiuti in strada nel centro storico di Teramo a due giorni dalla peristrit di sabato scorso. La manifestazione che si è svolta a Piazza Martiri e che ha ottenuto come sempre un notevole successo di pubblico ha lasciato però tracce di sporcizia non ancora rimossa. La cosa singolare è che proprio sotto la centralissima via Delfico, sede della Teramo Ambiente, il disastro è particolarmente evidente. L'amministratore del condominio protesta e racconta che la situazione di degrado dei rifiuti in questa strada non è un fenomeno isolato, ma si ripete da anni senza che nessuno intervenga. Lei è amministratore di questo condominio, per voi è una sofferenza? Più che sofferenza è una convivenza con un sistema di smaltimento dei rifiuti che non è regolamentare, secondo me, se non sono cambiati i regolamenti. Ed è fatto allo stato proprio, peggio di così non si può fare, insomma, perché cartoni non ripiegati, bidoni maleodoranti, non lavati, ma è possibile, è normale questa cosa qui? Ma chiedo, succede ecco. Sempre oppure questo è un caso sporadico perché c'è stato la peristrit? Stamattina c'è la confluenza degli organi di stampa perché c'è stata la peristrit e c'era un cumulo di cartoni alto 2 metri e arrivava a metà strada, l'ho visto dalle finestre del piano di sopra. Oh, e questo è eccezionale. In misura minore questo si verifica tutti i giorni. Hai segnalato la cosa alla TEAM che fra l'altro ha sede proprio in questo palazzo? Sono due o tre anni, cioè, ho tutta una documentazione scritta alla TEAM, al Comune, e reiteratamente per far eliminare questa cosa, anche perché c'è la banca che viene menomata di un accesso per disabili. Basta vedere il bidone che sta di fronte al campanello e l'uscita di sicurezza. Quando devono venire a prendere il disabile? Il tecnico mi dice dobbiamo prima spostare i cartoni e poi facciamo entrare la carrozzella. Ma in che paese stiamo? Adesso ci spostiamo a Rocca San Giovanni, cambiamo argomento, parliamo del mare che è stato balneabile nonostante la presenza di un'alga tossica. Il sindaco di Rito ha predisposto un decalogo per bagnanti, la stagione è praticamente terminata, ma anche per i pescatori, vediamo. Nessun divieto di balneazione, ma solo accorgimenti da rispettare, ben indicati in un decalogo apposto dall'amministrazione comunale. I 3 punti di controllo della balneazione di Rocca San Giovanni, campionati nei giorni scorsi dall'ARTA, hanno infatti evidenziato la presenza significativa dell'alga Ostreopsis sovata in un fenomeno naturale frutto delle alte temperature dell'acqua e dello scarso dinamismo della stessa. La bonaccia ne ha insomma favorito la proliferazione e dunque non ci sono problemi di inquinamento. Si tratta di una microalga bentonica, spesso invisibile ad occhio nudo,
potenzialmente però tossica. In concomitanza con concentrazioni elevate di Osteopsis, soprattutto dopo le mareggiate, sono stati segnalati casi di malessere transitorio nei bagnanti e moria o sofferenza di alcuni organismi marini, soprattutto i ricci. Modeste irritazioni cutanee da contatto e leggere difficoltà respiratorie, dunque le conseguenze della presenza dell'alga, che agisce soprattutto per vie aeree in caso di vento o mareggiate, pressoché nulli i rischi quando le acque sono invece ideali per la balneazione. A rassicurare i bagnanti, il sindaco di Rocca San Giovanni, Gianni Di Rito. Bisogna allontanarsi dalla spiaggia nel momento in cui c'è una forte mareggiata e quindi c'è il pericolo dell'aerosol o quando c'è vento. Un'ulteriore precauzione l'abbiamo voluto mettere anche per i pescatori e per, diciamo, non utilizzare, non mangiare in questo periodo, per esempio, i ricci, che possono, effettivamente si possono nutrire di questa alga. Questo è quando non c'è nessunissimo pericolo, nessunissimo allarmismo, nessun allarmismo, continuate a frequentare queste spiagge. Ci spostiamo nella Marsica, il comune di Avezzano si doterà di un piano antenne finora assente. L'assessore all'ambiente Presutti spiega le linee guida dello strumento di pianificazione, il servizio di Infomedia News. La giunta di Avezzano, dal canto suo, si è espressa in merito. Si studierà un piano comunale che vada a disciplinare gli impianti radioelettrici ricadenti sul territorio comunale. Viene rivoluzionato anche questo settore. Che cosa c'era prima e che cosa ci sarà poi nel momento in cui verrà applicato effettivamente questo nuovo piano comunale? Prima c'era il vuoto, cioè nel senso che l'amministrazione comunale non si era mai dotata di un regolamento come quello che stiamo appunto adottando noi. Che è l'unico strumento peraltro consente e dà la possibilità all'amministrazione di governare, diciamo, il fenomeno della proliferazione delle antenne di telefonia, che non riguarda solo Avezzano ma riguarda tutto il territorio nazionale. Riguarda tutto il territorio nazionale perché in base a una legge del 91 queste opere sono dichiarate opere di interesse strategico nazionale e quindi sono paragonate alle opere di urbanizzazione primaria e quindi è impossibile non averle, no? Nessun comune d'Italia potrebbe impedire la collocazione del proprio territorio di impianti di telefonia mobile. E l'unico strumento per governarle è uno strumento tecnico, perché non si può impedire così genericamente a un gestore di mettere l'antenna, faccio un esempio, sul quartiere di Scalzagallo, sol perché, no, gli abitanti di Scalzagallo, no, non vogliono l'antenna. Per contrastare questo bisognerebbe indicare un altro luogo, ma bisogna indicare un altro luogo dicendo al gestore: anche questo luogo consente la copertura sullo stesso territorio. Controllare, governare questo fenomeno, soprattutto prediligendo nella stesura, e questo che noi abbiamo dato, daremo indicazioni alla società che appunto redigerà, la società di tecnica redigerà questo piano, dando soprattutto prevalenza ai siti comunali. Questo perché si finisce anche, no, questo mercanteggiare terreni, no, per diciamo avere una rendita, perché sostanzialmente poi un'antenna su un terreno anche agricolo dà una rendita ben superiore anche alla, diciamo, a qualunque altra forma di rendimento che uno vorrebbe fare. Ora a Lanciano, dove si è chiuso ieri il settembre lancianese, le feste che riguardano la Madonna del Ponte. A chiudere i festeggiamenti è stato Massimo Ranieri. Vediamo. Regina, madre di misericordia. Hanno partecipato a migliaia lancianesi alla solenne processione in onore della Madonna del Ponte, santa patrona della città di Lanciano. Gremita di fedeli la cattedrale, come anche piazza Plebiscito e Corso Trento e Trieste. Ad aprire il corteo sono state le confraternite. La venerazione che lancianesi manifestano per la Madonna del Ponte risale ad un'antichissima tradizione dell'XI secolo. L'arcivescovo Emilio Cipollone. Quando capita di domenica poi si esprime in tutta la sua bellezza, in tutta la sua pienezza. Tantissima folla sia in chiesa che lungo le strade per aspettare il passaggio benedicente di Maria. Oggi Maria ci aiuta a far tesoro di ciò che Gesù ci diceva nel Vangelo. Fare un po' di spazio nel nostro cuore mettendo da parte il nostro io. Abbracciare la croce, cioè essere capaci di donare la nostra vita fino in fondo e seguire Gesù sulla strada che Lui apre per noi, proprio come ha fatto lei, che come testamento d'amore, lo sappiamo, a Cana ci ha detto: fate quello che Lui vi dirà.
Le feste di settembre si sono concluse con l'atteso concerto di Massimo Ranieri, cantante, attore, artista a tutto tondo, che ha conquistato la piazza con i suoi maggiori successi e canzoni senza tempo, con fan di ogni età. Successo straordinario di pubblico nonostante l'emergenza del tratto finale del corso, che ha impedito di utilizzare l'amplificazione oltre la piazza. E adesso, come ogni lunedì, apriamo un'ampia pagina dedicata allo sport. Partiamo dalla BIE del Pescara, ripresa pomeridiana degli allenamenti per il Delfino in vista della gara di sabato prossimo alle 15 allo stadio Adriatico Cornacchia contro il Foggia, che ieri è stato sconfitto in casa del Palermo per 1-2 e resta all'ultimo posto a quota meno 5 punti. Biancazzurri invece reduci dal pareggio strappato in extremis a Brescia grazie al primo gol stagionale del neo attaccante Gaetano Monachello, che ascoltiamo. Gaetano, in quella corsa verso la curva sud dove si trovavano i 250 tifosi del Pescara c'era tutta la rabbia positiva di un giocatore che per quasi 270 minuti è stato in panchina, volevi giocare dall'inizio come tutti, sei riuscito a trovare questo gol, hai scaricato tutta la tensione. Sì, diciamo che la squadra secondo me è forte, abbiamo tutti il doppio ruolo, che i giocatori sono validissimi, in panchina c'era pure Capone, poi Andrea Cocco la scorsa partita ha fatto bene, meritava di una nuova chance perché l'attaccante quando segna è giusto che magari debba giocare di nuovo perché si deve magari riconfermare, poi è stato bravo, quindi alla fine aspetto il mio turno e poi quella corsa verso la tribuna, verso i tifosi, perché hanno fatto tantissimi chilometri come abbiamo fatto anche noi ieri, quindi li capisco perché sono venuti qua, hanno sempre cantato per noi e quindi meritavo questa cosa perché volevo farmi anche conoscere, perché nonostante avessi giocato anche in Abruzzo a Lanciano voglio far capire che ovunque vado poi io ci metto il cuore e la maglia che indosso. Con due punte in avanti nell'ultima parte di gara siete riusciti a costruire le azioni più pericolose, questo cosa vuol dire? No, penso che ci siamo messi a attaccare di più, abbiamo messo le due punte come è successo anche a Cremona, che con lo stesso Manguso che aveva fatto con lui, eravamo messi anche a due punte, vuol dire che alla fine abbiamo rischiato il tutto per tutto, poi si perdono un po' i meccanismi, quindi magari ci troviamo con due punte, con gli esterni larghi, con Memusciai che si allargava anche lui e siamo riusciti a pareggiare. Fortunatamente questa squadra ha dimostrato che non molla mai e per me un punto qua vuol dire tanto, perché l'importante e sembra non perdere perché è un campo ostico. Ancora calcio con la Serie C ed il Teramo che questo pomeriggio alle 18 farà il suo debutto in campionato allo stadio Druso di Bolzano contro il Sud Tirol. Tra i biancorossi assenti il capitano Speranza, che non è stato convocato, e Di Renzo, che è squalificato. Due ballottaggi in difesa, Altobelli e Fiordaliso, che si contendono un posto al centro. Vitale Mastrilli, quello di terzino sinistro. In mediana agiranno Spighi, Ranieri e De Grazia. In avanti Tridente composto da Zecca e Bacio Terracino ai fianchi di Piccioni, direzione di gara affidata a Pasciuco di Forlì. Ed ora andiamo in Serie D senza storia, il primo derby abruzzese al Valle Anzuca, il Francavilla ha regolato per 3-1 il Pineto, prestazione convincente per gli uomini di Rachini. Vediamo il servizio di Roberta Di Sante. Buona la prima per il Francavilla, un po' meno per il Pineto. Il derby del Valle Anzuca va ai giallorossi che si impongono 3-1 sui cugini adriatici. Le squadre si presentano alla prima della stagione dopo essere state entrambe sconfitte dal Giulianova in Coppa, ma con obiettivi importanti. Moduli a specchio per i due tecnici che scelgono entrambi un offensivo 4-3-3. Rachini recupera Cafiero in difesa, Palumbo a centrocampo e Cruzzi in avanti nel tridente con Vanegas e De Costanzo. Amaolo deve rinunciare per problemi muscolari a Sieno in difesa e Tomassini in avanti, esordio nella retroguardia biancazzurra per il giovane Marini. In avanti Pedalino fa reparto con Mancini e Di Rocco, mentre Farias e Villanova partono dalla panchina. I padroni di casa approcciano bene la gara e si fanno pericolosi dopo appena due giri di lancette, quando Banegas pesca De Costanzo in area, provvidenziale l'anticipo su di lui di Della Quercia. Un propositivo Francavilla insiste e al sesto sblocca la partita con Mele, che trova la deviazione vincente sulla punizione al bacio del solito Banegas.
I locali chiudono bene gli spazi e arginano le fonti di gioco di un Pineto che fatica a creare. Al 14esimo Marianeschi mette una buona punizione in area sulla quale però nessuno riesce ad arrivare. Poi Pepe spara le stelle, ma è il Francavilla a fare la partita e a sfiorare il raddoppio al 20esimo, quando De Costanzo, al termine di un'azione insistita, trova la conclusione a volo che sfiora il palo alla destra dell'ex Fargione. Botta in risposta al 23esimo, prima Mancini prova la botta dal limite, ma Cafiero si immola, poi sul fronte opposto Palumbo dai 25 metri sfiora il 7. La reazione del Pineto tarda ad arrivare ed è velleitaria. La girata di Pedalino al 29esimo è debole e Spataro può bloccare senza patemi. Più vivace e pericoloso il Francavilla, autore di un ottimo primo tempo. Al 37esimo ancora Banegas, uno dei migliori, si incarica della battuta di un calcio di punizione. Il sinistro a giro termina di pochissimo al lato. Brividi per la retroguardia biancazzurra che fatica sui tagli della formazione di Rachini, come quello perfetto che porta al gol del 2-0 giallorosso al 38esimo. Mele sulla destra potrebbe calciare a rete, ma preferisce la sponda. La sfera arriva dalla parte opposta a De Costanzo, che a sua volta imbecca Cruz per il meritato raddoppio francavillese. E i giallorossi potrebbero andare a riposo con un vantaggio ancor più importante se la conclusione di Palumbo fosse più precisa. Necessariamente il Pineto deve cambiare marcia. In avvio di ripresa Amaulo passa al 4-2-3-1 e dopo due minuti Pedalino va in gol, ma la rete viene annullata per fuorigioco. I biancazzurri sembrano più in partita, ma il Francavilla controlla senza rischiare e al 23esimo mette a segno anche il tris con il neoentrato Sanchez, lesto di testa a scavalcare Fargione dopo la respinta di Stinto sulla bordata di Palumbo. Il 3-0 mette in ghiaccio la partita e non bastano al Pineto il tentativo di Villanova al 28esimo e neppure la rete della bandiera nel finale di Fortunato, che insacca di testa il corner di Villanova. Troppo tardiva la reazione dei biancazzurri, ai quali questa prima gara di campionato lascia tanti spunti su cui lavorare in vista del Materica, promosso il Francavilla di Rachini, che può festeggiare sotto la curva i primi tre punti della stagione. La grande favorita del campionato di D, il Cesena, passa al Dei Marsi di Avezzano 2-1 per i biancoverdi, ottima prova, ma nessun punto in una gara che ha visto anche una interruzione di qualche minuto per l'apertura dei cancelli dell'impianto marsicano. Ania Cantagalli. Inizia con una sconfitta il cammino in campionato dell'Avezzano, 2-1 per il Cesena, al termine di una gara interrotta anche per una decina di minuti per un problema ai cancelli, ma i marsicani avrebbero meritato molto di più rispetto a quello che il risultato finale racconta. La partita vive anche di un antefatto. Tifosi del Cesena e quelli di casa vengono infatti a contatto fuori dallo stadio, a quanto riferito per alcuni atti vandalici nei confronti delle auto dei tifosi marsicani. L'intervento poi delle forze dell'ordine riporta la calma e non si registrano feriti gravi. Pubblico delle grandi occasioni allo stadio Dei Marsi, con la prima di campionato dei neroverdi contro la nobile decaduta, nata dalle ceneri dei romagnoli che hanno calcato la Serie B nella passata stagione e poi, in seguito al fallimento, tornati in vita grazie alla fusione con il Romagna Centro. Il Cesena ha il merito di passare al primo vero affondo. All'ottavo Alessandro va a battere un calcio d'angolo che Ricciardo raccoglie e deposita alle spalle di Fanti con la complicità della difesa marsicana. Due minuti più tardi la formazione di Angelini potrebbe anche raddoppiare, ma le preghiere di Fanti spingono il tiro di Campagna fuori dallo specchio della porta. È un buon Avezzano però quello che si vede nel primo tempo, con la pecca di non essere troppo preciso negli ultimi metri. Deramo, il più pericoloso, prova ad ispirare Pellecchia sul secondo palo, ma il tentativo finisce fuori di poco. Lo stesso Deramo, al 18esimo, viene anticipato in qualche modo da buona posizione. Il Cesena torna ad affacciarsi dalle parti di Fanti con Tola, che prova una conclusione che sfiora la porta, con leggera deviazione della difesa di casa. Dopo la mezz'ora il direttore di gara chiude un occhio sul secondo giallo per Biondini, che trattiene Bisegna. Dagli sviluppi però della punizione, lo stesso Bisegna prova ad armare Cerone, che di un soffio non arriva di testa. La gara cala un po' nei ritmi per rianimarsi al 41esimo, quando Pellecchia vede Dos Santos a centro area, ma l'attaccante non trova l'impatto giusto con il pallone. Nella ripresa subito primo cambio per il Cesena, con Zamagni che fa il suo ingresso al posto di Benassi. E l'Avezzano però a rendersi pericoloso al quinto minuto, quando Pellecchia premia Morgan Besana, che aveva seguito l'azione, ma il terzino non trova di un soffio l'impatto. Giampaolo opera poi un triplo cambio al decimo, facendo entrare Franca Bandiera, Bianciardi e Alessandro. Padroni di casa ancora pericolosi dopo il quarto d'ora, quando Sarini dice di no ad un gran colpo di testa di Menti, con successive poi proteste dei padroni di casa.
e l'Avezzano che fa la partita, in pressione costante dell'avversario, che vede anche sfilare di un soffio fuori un tiro di Bisegna. E il gol meritato del pareggio arriva prima della mezz'ora, quando Menna raccoglie un calcio di punizione e firma il pari per i marsicani. La gara si interrompe per diversi minuti perché prima i tifosi del Cesena e poi anche quelli dell'Avezzano riescono a forzare i cancelli dei rispettivi settori e c'è bisogno dell'intervento della polizia e del personale dell'impianto per chiuderli con non poca fatica. Si riparte ancora con il forcing dell'Avezzano e con Alessandro che fa tutto benissimo dalla sinistra ma non trovando la porta. I cambi però danno nuova linfa al Cesena. Cappellini fa prima le prove generali e poi Tortoli passa alle vie di fatto riportando avanti i romagnoli, beffando la difesa di casa e siglando il gol della vittoria. Si chiude praticamente così, con l'Avezzano che non trova punti all'esordio, ma di certo buone risposte contro la favorita del girone. Esordio con vittoria esterna per il Giulianova che vince al Civitelle di Agnone. Vediamo il servizio. Esordio non troppo felice per l'Olimpia Agnonese che per la prima di campionato ospita il Giulianova. La partita finisce 1-0 per gli abruzzesi che sfruttano l'unico episodio di tutto il match per incassare i primi tre punti. Ma andiamo alla cronaca che per Mister Meco Monaco comincia con due tegole. La prima con l'infortunio di Falco che si stira in fase di riscaldamento pre-partita. La seconda con Cassese che è costretto ad abbandonare il campo ad appena 7 minuti di gioco sempre per infortunio. Due episodi incresciosi, ma non saranno quelli a determinare l'andamento della partita. Un primo tempo piuttosto soporifero, in cui si fa fatica a costruire gioco e in cui manca totalmente lo spettacolo calcistico. Tanto è che registriamo solo un paio di azioni un po' più interessanti. La prima al 16° con Di Paolo e il suo insidioso cross che Kuzmanovic blocca prontamente. Al 20° la buona occasione per assaporare qualche brivido la regala a Lamin, che su un calcio di punizione battuto da Carnevale di testa va un filo alto sulla traversa. Poi più nulla fino al momento degli spogliatoi che i giocatori guadagnano a reti inviolate. Con le immagini di Antonio Masi eccoci nella ripresa. L'Agnone sembra scendere in campo con un altro piglio e in effetti gioca la prima mezz'ora mettendo in difficoltà gli avversari. Al 7° minuto l'occasione di Marca Granata arriva su un calcio di punizione battuto da Carnevale, ma Salifu manca l'impatto con il pallone per un soffio. All'11° è sempre Carnevale protagonista, con un tiro che costringe Shiba a tuffarsi. Al 16° è brivido vero, c'è Lamin in area, di testa per la Forgia che illude con una bella rovesciata, che però va fuori di pochissimo. Al 33° succede ciò che non ci si aspetta, sugli sviluppi di un calcio di punizione arriva un pallone che vaga in aria Granata, così Di Paolo è pronto a infilare la rete, praticamente a porta vuota, ed è 1-0 per il Giulianova. Al 38° Pagano chiede un rigore per un intervento scomposto da parte di Foschi, ma per il direttore di gara Cardellas della sezione di Torre del Greco è tutto regolare. La partita si chiude con un tiro insidioso di Tozzi Borsoi che sfiora la traversa. Si conclude così un match in cui il Giulianova ha ottenuto il massimo con il minimo sforzo e con l'Olimpia Agnonese che deve fare i conti con qualche tassello ancora mancante negli ultimi metri offensivi. Troppe amnesie difensive per la Vastese che subisce un pesante KO contro il Matelica. Andiamo a vedere il servizio di Andrea Costantini. In una partita ricca di gol la Vastese cade 4-2 a Matelica, penalizzata dalle incertezze difensive, specie sui calci d'angolo, dove sono arrivati 3 dei 4 gol segnati dalla squadra marchigiana, che così riparte di slancio e si lascia alle spalle la delusione dell'ultimo campionato. Nella Vastese out di Pietro, panchina per Stivaletta, e 4-3-3 come nell'attese con De Meio in difesa, Napolano e Fiore ai fianchi di Leonetti. Nel Matelica dell'ex DS Micciola manca l'altro ex Bittai, squalificato, out anche Bambozzi. 4-2-3-1 con Dorato centravanti preferito a Fioretti, alle sue spalle Bugaro, Margarita e Angelilli. In apertura doppio brivido generato dal portiere di casa Avella che prima liscia uno stop, poi è fortunato sul pressing di Leonetti. Poco dopo aumenta la pressione del Matelica fino al gol del vantaggio che al 15° porta la firma di Angelilli, lesto a scaraventare in porta la torre di Cuccato sugli sviluppi di un corner. La risposta della Vastese è repentina 2 minuti dopo e passa per l'erroraccio di Cuccato che lisce
colpisce il pallone destinato a Leonetti. Al bomber della Vastese non pare vero di ritrovarsi il pallone lì e con invidiabile prontezza incroci il tiro e non lascia scampo ad Avella. 1-1, risultato che però cambia ancora al 23esimo, Vastese ancora vulnerabile su un tiro d'angolo calciato da Bugaro, la palla prolungata finisce dalle parti di Cuccato, la cui zampata è letale per Morelli. 2-1, il difensore riscatta l'errore precedente. Primo tempo giocato a gran ritmo dalle due compagini, il Matelica va vicino al tris al 32esimo quando Margarita serve la corrente Favo, è entrato due minuti prima per l'acciaccato Losicco, palla fil di palo, quindi al 36esimo il buco di Ispas permette a Dorato di servire Margarita che dà l'illusione ottica del gol, ma la Vastese c'è, lo fa vedere con lo stop e tiro fulmineo di Nicola Fiore che spaventa Avella, quindi al 43esimo il primo lampo di Napolano, ma Avella se la cava in qualche modo. Ripresa, la Vastese parte forte alla caccia del nuovo pareggio, ma ancora una volta un corner è fatale alla squadra di Palladini, sempre Bugaro dalla bandierina, la traversa salva Morelli, ma Benedetti insacca nei pressi della linea di porta. Inutili le proteste della Vastese. Palladini prova a cambiare qualcosa. Stivaletta prende il posto di D'Alessandro. Al 15esimo Napolano si esibisce nella sua specialità. Angelilli nei pressi della linea di porta dà una mano, o forse sarebbe meglio dire una testa, ad Avella. Col passare dei minuti la Vastese fa difficoltà a riaprire la gara e allora Palladini rischia il tutto per tutto. Poco prima della mezz'ora dentro anche Sciba e 4-3-1-2 con Fiore alle spalle di Leonetti e Sciba e Napolano mezzala. La mossa però non sortisce effetti, anzi la gara si fa molto più nervosa, ma soprattutto al 40esimo il Matelica cala il poker con un contropiede ispirato da Favo per la volata di Franchi che si fa tutto il campo, sterza su Molinari e batte con il destro Morelli. 4-1 e gara quasi chiusa, perché un minuto dopo Leonetti con un gran destro si regala la sua doppietta e ribadisce le sue grandi qualità di bomber. E nel primo dei 7 minuti di recupero Leonetti troverebbe anche il tris che potrebbe riaprire la partita, ma la rete è annullata per una precedente carica sul portiere di casa. Finisce così 4-2, partenza sprint per il Matelica, per la Vastese grandi potenzialità, ma molte cose da registrare. Adesso invece andiamo a vedere il tris del San Nicolò Notaresco ai danni del Castelfidardo. Dopo l'antipasto di Coppa Italia iniziata a Castelfidardo, la nuova era sportiva del Notaresco, ripartito nel segno della continuità con al timone della società rossoblu il presidente Salvatore Di Giovanni. I primi 90 minuti stagionali sono coincisi con una autoritaria vittoria dei rossoblu in casa dei biancoverdi marchigiani, che poco hanno potuto al cospetto degli scatenati abruzzesi di mister Cudini. Se come si dice chi ben inizia a metà dell'opera, è giusto essere moderatamente ottimisti. In campo i ragazzi di Cudini si schierano con il modulo 4-3-3, assenti fra gli abruzzesi Massetti e Colevecchio squalificati, out anche Petrarulo e Dostilio, riflettori puntati su Minella, l'ex di turno che segnerà poi il gol del definitivo 3-1. I padroni di casa rispondono con il 3-5-2, al Galileo Mancini in una domenica da tintarella estiva, arrivano in 500 con una cinquantina di tifosi ospiti. Al decimo nella prima vera azione della gara Notaresco in vantaggio, Liguori mette in azione di tacco sull'out di destra Candellori che crossa con la respinta corta della difesa marchigiana e la palla che termina a Bontà che al volo con un tiro angolato supera Bottaluscio per l'1-0 ospite. I locali accusano il colpo e così al 12esimo per poco la barba non beffa Bottaluscio con un tiro cross che costringe l'estremo di casa al salvataggio. Solo Notaresco, visto che al 15esimo ci prova anche Minella che arriva ad un passo dal classico gol dell'ex, ma la sua gioia è solo rinviata. Attacca il Notaresco che arriva vicinissimo al raddoppio anche due minuti dopo con Candellori che chiama Bottaluscio alla prodezza in calcio d'angolo. Castelfidardo in evidente difficoltà con la squadra di Cudini che cerca di approfittarne non correndo fra l'altro mai seri rischi dalle parti del portiere Monti. L'ultimo quarto d'ora di primo tempo vede al 33esimo ancora un brivido per la difesa di casa con Di Lollo che su punizione chiama Bottaluscio alla deviazione in corner. La prima e unica vera azione locale è letale e arriva al 44esimo con un tiro di Enò deviato in angolo e la rete al volo di Grazioso proprio sugli sviluppi del corner calciato da Trillini. Per la squadra ospite una doccia gelata ma soprattutto immeritata dopo un ottimo primo tempo. La ripresa si apre al quarto però con il nuovo vantaggio del Notaresco grazie a Liguori che dopo un'azione avviata da Minella e proseguita da Moretti si fa 40 metri di campo e poi con un tiro abbastanza angolato inganna Bottaluscio che può solo sfiorare la sfera che si insacca alle sue spalle. Festeggia il 2-1 Liguori sotto il settore dei tifosi rosso-blu con Cudini
che invita i suoi ragazzi a mantenere la calma. Al decimo però la risposta locale da brividi con Lignani che in area mette al lato di un nulla. La gara resta aperta e vibrante con il secondo portiere De Maio e Candolfi in campo nel Castelfidardo al posto di Bottaluscio e Tiribocco. In campo non accade molto con Bontà che poi lascia il terreno di gioco al 21esimo a Marcelli e la sterile supremazia dei marchigiani che produce solo qualche calcio d'angolo. Nel notaresco entrano poi anche Di Stefano e Mozzoni per Fabriani e La Barba. Al 33esimo il portiere del Castelfidardo De Maio sbaglia tutto in area tentando di scartare Moretti ma regalando la palla a Minella che a porta vuota fa 3-1 realizzando così il classico gol dell'ex che chiude la contesa con 10 minuti di anticipo anche perché poi accade davvero poco tranne che al 48esimo quando i biancoverdi di casa restano in 10 per il rosso diretto a Calabrese per fallo da dietro su Dalmazzi. Al 51esimo Monti dice no a Giovagnoli e poi il 3-1 finale con la festa del notaresco sotto il settore dei propri tifosi. È davvero tutto per quanto riguarda questa edizione del TG6. Vi ricordo l'appuntamento questa sera alle 21 con Replay, la trasmissione in cui si approfondiscono i temi che riguardano il Pescara condotta da Enrico Rocchi. Grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi.